È sempre un po' impressionante parlare davanti a platee così, non mi abituo mai. Mentre mi preparavo per questo incontro e nel tentativo di non dire cose troppo banali o scontate o già ripetute, stavamo attraversando uno dei periodi più complicati della nostra storia politica, la crisi e la formazione del governo, del nuovo governo. Non entro in merito, l'ho fatto altrove, a questo, ma una cosa che mi ha impressionato durante tutta questa crisi è stata la assoluta, predominante presenza di corpi e voci maschili. Se può mettere la foto. E allora vi ho portato qualche immagine per esprimere questo, poi alcune stupidamente non le ho prese subito, quindi era più difficile. Questo è il governo, questi sono i ministri. Fa proprio anche fisicamente impressione, poi uno conta, sono 7 su 21, quindi appena appena la quota. Ma questo già ci induce a porre il problema. Si discute tanto di quota femminile e anche nella formazione del governo, a un certo punto quando avevano fatto tutti i loro cose, hanno detto oddio, ci vuole qualche donna, no? Come dimensione aggiunta, cioè le donne non fanno parte del dialogo, del discorso. In realtà quello che fa problema è la quota maschile, non la quota maschile. Noi abbiamo un problema di quota maschile, anzi abbiamo un problema di monopolio maschile, quindi anche definire bene le cose come stanno è importante, non è un problema di quota rosa, è un problema di semi-monopolio blu. Guardate anche quest'altro. Questo era le negoziazioni tra i due partiti maggiori, una. E parlava poco perché poi parlavano gli altri. E questa è l'ultima, Cernobbio, definito il Gotha dell'economia. Abbiamo un problema, eh? Abbiamo un problema anche proprio a livello simbolico di presentazione, cioè quando raccoglievo queste immagini mi è venuto in mente che tanti, tanti, tanti anni fa, quando le mie figlie avevano 9 anni e guardavano la televisione, a un certo punto mi hanno detto mamma, e l'hanno detto loro, anche se io ero una femminista di... però non gliel'avevo fatto notare io, della ingenuità e la sincerità dei neo arrivati, hanno detto, ma mamma, perché sono sempre gli uomini che parlano di politica e di economia, cioè telegiornale, queste cose qui? E poi hanno anche aggiunto, e perché nei cartoni i condottieri, eccetera, sono sempre uomini, e le donne o sono conquistate eccetera oppure sono cattive se sono condottiere. Mi aveva molto colpita, ma non mi sembra che siamo molto diversi. Allora mi fecero scrivere una lettera al presidente Rai ponendo questo problema, ma sto parlando della fine degli anni 70. Siamo nel 2019 e mai come ora ci si trova, anzi potremmo dire, ma questo non è vero solo in Italia, che il termine genere da costrutto sociale, uno dei grandi meriti delle analisi filosofiche, storiche, sociologiche femministe, ma di studiose femministe, è stato evidenziare quanto ciò che noi attribuiamo al maschile o al femminile sia una costruzione sociale, tant'è vero che può variare nello spazio e nel tempo,
Ma però poi diventa una costruzione che diventa una corazza anche nell'autopercezione, non solo nella percezione di sé. Allora, siamo passati da questa grande innovazione concettuale, come verrebbe a dire, metodologica, al fatto che invece oggi questo viene utilizzato come accusa. Cioè, il tentativo di denaturalizzazione del genere maschile e femminile oggi viene rovesciato in un'accusa del voler assumere il sesso che si vuole, che tra l'altro con una sovrapposizione di identità sessuale e di orientamento sessuale molto interessante. Ma oggi appunto si è accusate di utilizzare il genere come costrutto sociale, cioè quasi si volesse rompere le leggi di natura. Quindi sta succedendo qualcosa di molto interessante, anche se non particolarmente felice nel nostro tempo. Quest'altra cosa che vi faccio vedere è l'indice dell'uguaglianza di genere dentro l'Unione Europea. Gli ultimi dati sono del 2017. In alto vedete la media, quella che è evidenziata, l'Italia l'ho evidenziata in basso. L'Italia è a metà classifica, diciamo così. L'indice è un indice complesso che tiene conto i rapporti di potere economici, quindi dalla partecipazione al mercato del lavoro, ai redditi e così via, la partecipazione ai rapporti di potere politici, e la divisione del lavoro familiare, cioè una serie di dimensioni, quindi è un indice composito. Quando è stato fatto questo, l'Italia aveva fatto un balzo in avanti. Aveva fatto un balzo in avanti perché era il governo Renzi, era quando c'erano state metà ministre, poi sottosegretari già più, ma metà ministre, poi dopo la cosa è passata rapidamente in cavalleria, come direbbe la mia nonna, avrebbe detto la mia nonna. Oggi saremmo più indietro. Perché dato che era l'unica cosa che era migliorata di molto, ci sono più donne in Parlamento rispetto ad allora, nelle ultime elezioni sono entrate più donne in Parlamento, però nelle posizioni che e poi se si pesassero anche i ministeri, eccetera, verrebbe ancora meglio, ancora più chiaro. Va bene. Voi sapete che va bene, non tanto bene, ma insomma, questo è quello che è. Voi sapete che la parità di genere, l'uguaglianza per le donne e per le ragazze, è uno degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, il quinto. C'è stata una grande discussione a questo proposito, perché da un lato è bello e buono che ci sia un obiettivo specifico, c'è il rischio che non sia anche un obiettivo trasversale, cioè che non se ne tenga conto negli altri settori. Perché la parità di genere non è solo un obiettivo tra i tanti. Non è una questione solo di materia settoriale, appunto come quando faccio il governo e poi dico oddio ci vuole una donna. Ecco, ci vuole qualche donna. Perché gli esseri umani stanno al mondo in due sessi, che è una cosa diversa dall'orientamento sessuale, possono stare al mondo con diversi orientamenti sessuali, ma mediamente veniamo al mondo con di due sessi diversi. C'è anche chi poverino ce l'ha incerto, ma questo sono una minoranza. E quindi non è un gruppo, non è una minoranza, non è una particolare, è una dimensione dell'essere umano, l'essere donna e l'essere uomo. Tant'è vero che storicamente, poi lo direbbero anche gli antropologi, è uno dei modi, cioè l'appartenenza di sesso è uno degli strumenti con cui si comincia a organizzare la società, attribuire compiti e responsabilità. La cosa interessante è che lo fanno tutte le società, ma lo fanno in un modo diversissimo. Cioè,
l'attributo a maschile in una società può non essere quello che vale in un'altra. Ma quindi non è un tema settoriale, e oggi sempre di più vediamo che l'uguaglianza o la disuguaglianza di genere è rilevante per le scelte demografiche. Ad esempio, quindi ha un impatto fortissimo sulla società, in modo diverso nelle società sviluppate e in quelle meno sviluppate. In quelle meno sviluppate l'istruzione femminile è fondamentale, cioè aumentare l'istruzione femminile è fondamentale per ridurre la fecondità, anche per ridurre le gravidanze precoci, cioè quanto più le donne stanno a studiare, tanto meno sono costrette a sposarsi troppo presto, avere gravidanze precoci e anche morire precocemente. Nel nostro paese, nelle società sviluppate in generale, abbiamo il problema opposto, non quello del contenimento, ma quello del liberare la possibilità di scelta di avere un figlio se lo si vuole. Se lo si vuole. Quindi è rilevante per le scelte demografiche, è rilevante per la salute dei bambini. La salute dei bambini dipende molto di più dalle competenze delle madri che non dei padri, stante anche la prevalente divisione del lavoro. È rilevante per la qualità e le scelte di consumo, per la qualità quindi della vita di tutti, e oggi sempre più si vede che è rilevante anche per i successi aziendali. Quando io ero giovane sembrava che le donne... No. Invece oggi sempre più ci si rende conto, ci sono delle ricerche più o meno, come dire, controverse, che mostrano che le aziende che superano una certa percentuale di presenza femminile e valorizzano le competenze delle donne riescono meglio. Perché verrebbe da dire una banalità, io dico con molta cautela, non sono una che dice perché le donne hanno qualità che gli uomini non hanno, non lo so, ma semplicemente aumento, come dire, il pool delle persone che possono mostrare le proprie qualità, cioè non mi autoriduco. Poi forse, visto, stante ancora la prevalente divisione del lavoro, eccetera, il fatto che le donne fuori dalle aziende facciano anche esperienze un po' diverse dagli uomini, forse anche portano un occhio o introducono una prospettiva diversa. Oggi è molto di moda il diversity management, che era nato per pensare come integrare le donne e le persone disabili, cosa che era un po' riduttiva, che io dicevo sempre perché gli uomini invece sono, come dire, sono tutti omogenei, no? Ma oggi la diversity management riguarda proprio il fatto di promuovere e valorizzare i diversi approcci e le diverse, quindi dovendosi occupare di come integrare le donne in luoghi che non le avevano previste, oggi quell'ottica lì viene utilizzata per, in generale, incorporare la diversità come valore e non come eccezione più o meno deviante. Quindi la disuguaglianza di genere è ovviamente un'ingiustizia contro le donne, un vincolo alla loro libertà di fare ed essere, direbbe Amartya Sen, perché le incasella in aspettative, in divisione del lavoro, da per scontato che, e così via. Ma come tutte, cioè questo incasellamento e questo costo c'è ogni volta che si trattano le persone come appartenenti a una categoria e non per quello che sono, cioè in cui l'appartenenza categoriale, donna piuttosto che nero, piuttosto che uomo, piuttosto che disabile o così via, prevale sulle caratteristiche individuali, cioè è già un giudizio a priori, in casella a priori, quelle persone. Ma quindi è un costo
grandissimo per le donne, ma anche un costo per le società, per la società, perché le impoverisce. Mi permetto di aggiungere che è un costo anche per gli uomini, magari loro non lo sanno, cioè perché essendo in posizione privilegiata nei rapporti, pensano di essere vincenti, eppure anche loro sono incasellati. Anche loro sono incasellati, anche i loro desideri, anche la loro possibilità di fare ed essere, facendo ogni tanto indagini qualitative, emerge questo vincolo che molti uomini sentono a quello che possono fare in base alle aspettative che pensano ci siano nei loro confronti, no? Vorrei lavorare un po' di meno, vorrei andare part time, vorrei occuparmi di più di i miei figli, eccetera. Come va questo? Non tutti, sto dicendo, però sempre di più, proprio perché si sono un po' scongelate le identità e i ruoli di genere, anche gli uomini cominciano a percepire che potrebbero avere anche loro, gli uomini singoli, i singoli uomini, dei vantaggi, no? A una organizzazione societaria meno basata su modelli di genere rigidi, appunto perché i modelli di genere rigidi riducono il raggio del possibile, delle possibilità degli individui, producono, per prendere il tema di questo festival, depersonalizzazione. Io ogni volta che sento dire la donna, ma anche l'uomo, mi sento un brivido correre per la schiena, no? Le donne, così, ciascuno, gli uomini. Perché è proprio una forma di depersonalizzazione grave, perché trattano, in cui trattano e definiscono gli individui in base alla loro appartenenza a una determinata, perché condividono una determinata caratteristica, importantissima l'appartenenza di sesso nel nostro caso, ma non è l'unica che hanno. Essere ridotto a categoria è il primo passo per la discriminazione, la stereotipizzazione e qui fino a finire ai discorsi di odio. Nel governo non precedente, ultimo, quello prima delle elezioni, quando Boldrini era presidente della Camera, ho coordinato un gruppo di parlamentari e di esperti sul discorso di odio e abbiamo fatto tante ricerche, anche tante audizioni e anche contrariamente alle mie aspettative è emerso che le donne in quanto donne, a prescindere dalle loro caratteristiche individuali, sono in larga maggioranza, cioè sono il gruppo sociale più oggetto di tweet dell'odio, più oggetto di tweet dell'odio. Una donna che apre una pagina Facebook, cioè un profilo Facebook, ha molte, molte più possibilità di essere invasa da messaggi d'odio, al punto che spesso la chiude, che non succede a noi. Sono state fatte anche delle ricerche in cui è stato costruito lo stesso identico profilo, l'unica differenza è il sesso. Il profilo di sesso femminile è quello che ha prodotto più interventi di odio e così via. Quindi non è irrilevante, non è solo un problema di stereotipizzazione, ma quando si è stereotipizzati, poi il passo è breve a essere considerati inferiori e a anche essere considerati non aventi diritto alla dignità rispetto personale, perché tanto sei una categoria. Allora, vediamo alcuni dati, oltre alle fotografie che vi ho fatto vedere, sulle donne sull'Italia, sulle alcune dimensioni. Una delle grandi
cambiamenti positivi che c'è stato negli ultimi 30-40 anni in Italia è la chiusura del gender gap nell'istruzione e addirittura il sorpasso, non solo in Italia. In Italia questo è avvenuto con 10 anni di ritardo rispetto agli altri paesi sviluppati, ma è successo. Quindi oggi non siamo più nella situazione in cui era la mia generazione, quando ci si diceva, non era giusto neanche allora, però ci si diceva, non fate carriera, non ci sono donne lì nelle posizioni alte, perché non ce n'è abbastanza che hanno le caratteristiche necessarie, perché studiavamo di meno, scusate. Oggi non è più così, non era giusto neanche allora, perché neanche quelle che avevano le caratteristiche venivano poi riconosciute, ma oggi non lo si può più dire. Eppure, no, com'è? Sì. Eppure, guardate, sì, queste sono le ragazze tra i 15 e i 29 anni che stanno nel mercato del lavoro, diverse per paese, eccetera. Ma quindi rispetto ai maschi sono meno, ma soprattutto questa è una figura molto interessante. Quanti sono gli uomini e quante sono le donne nel mercato del lavoro? A parità di istruzione. Tra l'altro l'istruzione in Italia per le donne è fondamentale per stare nel mercato del lavoro. Fondamentale anche per gli uomini naturalmente, ma per gli uomini è fondamentale per il tipo di lavoro cui hanno accesso. Per le donne non è così in tutti i paesi, è fondamentale per il fatto che entrino nel mercato del lavoro, ci rimangano anche se si fanno una famiglia e se hanno dei figli. Quindi, nonostante siano più istruite degli uomini, sono messe peggio. E l'Italia continua a essere un paese in cui le donne escono per maternità, escono dal mercato del lavoro per maternità. Gli ultimi dati dell'Ispettorato del lavoro sulle dimissioni volontarie e le cause delle dimissioni segnala che oltre il 70% delle dimissioni volontarie è fatto dalle donne, è delle donne, ed è per motivi familiari, la stragrande maggioranza è per motivi familiari. Non ci sono uomini che si ritirano dal mercato del lavoro perché gli è nato un figlio, anzi, se gli è nato un figlio si dice che dovrebbero stare nel mercato del lavoro. Noi vediamo che anche in altri paesi all'aumentare del numero dei figli diminuisce il tasso di occupazione, però le donne in Italia partono, quella cerchiata all'Italia, partono già basse ed è molto più bassa. Non vi dico, se dovessi farvi vedere i dati regionali, si vedrebbe che non solo esiste un enorme tuttora disuguaglianza tra uomini e donne, ma che stanno aumentando le disuguaglianze tra donne, tra le più istruite e le meno istruite, tra quelle che vivono nel centro-nord e quelle che vivono nel mezzogiorno. È come se abitassero due paesi diversi. Questo è uno dei problemi che secondo me dobbiamo affrontare. Ci sono anche tra uomini queste disuguaglianze, ma non così grandi. Non così grandi. Perché è un problema di domanda di lavoro, quindi di mercato del lavoro, è anche un problema di servizi che sono distribuiti in modo disuguale. Ma tornando ai dati, come dire, aggregati a livello nazionale, il fatto che oggi le donne escano in Italia ancora dal mercato del lavoro in presenza dei figli fa sì che in Italia le famiglie in cui le coppie
in cui lavora le coppie con figli in cui lavora soltanto l'uomo sono molto di più che negli altri paesi. Questo che cosa comporta? Vi faccio vedere. Questi sono i dati ultimi, i dati Istat, che fa vedere la differenza tra coppie con figli e coppie senza figli e come è distribuita la partecipazione. Questo che cosa vuol dire? Che nelle coppie con figli le donne spesso sono molto vulnerabili dal punto di vista economico, molto vulnerabili, perché non è che stiano a casa perché è così, vogliono fare le signore, farsi mantenere, in realtà fanno il lavoro necessario. Spesso fanno il lavoro necessario per i figli e anche per i mariti, eh? Il lavoro di cura a volte anche per la famiglia allargata. Comunque sono molto vulnerabili, per cui sono molto vulnerabili all'eventuale fine di un matrimonio, vulnerabili economicamente all'eventuale fine di un matrimonio, ma quello che mi interessa è che sono vulnerabili, ve lo farò vedere, che rendono che anche i loro figli sono vulnerabili alla povertà. Tornando al fatto che l'uguaglianza di genere non riguarda solo le donne, ma riguarda la società. Ma perché succede questa cosa? Perché in Italia sono così tante le famiglie monoreddito? Le famiglie di coppia monoreddito. Ovviamente quelle in cui c'è un solo sono monoreddito. Perché in Italia la rigidità dei ruoli di genere è più elevata che in altri paesi. Cosa intendo? Come mostra questo grafico che è per alcuni paesi, l'Italia è uno dei paesi in cui gli uomini fanno meno lavoro familiare e le donne ne fanno meno. Cioè lo scarto tra il lavoro che fanno familiare, quello non remunerato fatto dagli uomini, anche se stanno cambiando, non è che è tutto fermo. Non è che è tutto fermo. Negli ultimi 20 anni, da quando l'Istat raccoglie questi dati, c'è stato un piccolo aumento della partecipazione maschile, soprattutto nel lavoro di cura per i bambini. Però la riduzione del gap è più dovuta al fatto che le donne hanno cominciato a fare un po' di meno che non al fatto che gli uomini hanno fatto un po' di più. E comunque il gap continua, come si vede da questo grafico, ad essere piuttosto alto. Non è solo una questione di cattiveria umana o di strapotere maschile che dice e qui comando io e questa è casa mia e tu mi devi fare questo e quell'altro. C'è ancora abbastanza condivisione sul fatto, meglio, l'Italia è in una situazione ambivalente rispetto a questo tema. Se guardiamo le indagini di opinione, da un lato l'idea della parità è passata. Se voi intervistate le persone, vi dicono, certo, gli uomini e le donne possono quasi tutti, e poi c'è anche chi dice che no, ma possono fare tutto, eccetera, ed è giusto che condividano anche il lavoro familiare. Poi però, vista la asimmetria che si vede in questo grafico, se gli si chiede ma voi siete soddisfatte della divisione del lavoro familiare che avete, quasi tutti dicono di sì. Eh? E siamo ancora nella cultura lui mi aiuta. Lui mi aiuta. Oppure fa di più di quanto non facesse mio padre. O fa di più di mio fratello, del mio amico, del mio cognato. Cioè, viene sempre confrontato con qualcuno che sta peggio, non con lo standard atteso. D'altra parte, diversi anni fa, avevo, dato che mi ero un po' irritata con
I questionari standard che vengono rivolti alle donne rispetto alla loro disponibilità a partecipare al mercato del lavoro, nel senso che solo alle donne si chiede se lavoreranno, anche se avranno famiglia, dei figli e così via. Allora ho detto, proviamo a fare queste domande agli uomini. Mi hanno guardato come se fossi una pazza. Cioè, è un uomo, qui si chiede, pensi che continuerai a lavorare anche quando avrai una famiglia e dei figli? Mi guardavi, cioè, così, che scoperta, anzi, di più. Allora ho provato a fare un'altra cosa, gli facevo le domande, se la tua compagna, moglie, eccetera, volesse lavorare, tu cosa penseresti? E devo dirti, questo l'avevo fatto su studenti universitari a Torino, quindi non su gruppi particolarmente culturalmente tradizionali, eccetera. E la risposta classica era, beh, se lei proprio vuole, purché poi in casa tutto funzioni, poi io posso anche dare una mano, cosa c'è, preparare un'insalata. E insomma, l'idea del che cosa c'è da fare in famiglia mi sembrava lievemente riduttivo. Più o meno si riduceva a preparare l'insalata. È vero che anche le giovani donne oggi non sempre hanno coscienza di che cosa significa, perché fanno pochissimo anche in famiglia, più dei loro coetanei, ma fanno pochissimo. Quindi c'è un problema certamente di organizzazione sociale, pochi servizi, orari di lavoro rigidi o comunque, anche quando non sono rigidi, basati su una flessibilità favorevole alle aziende e non ai lavoratori, per cui è difficile per una donna, anche in alcune aziende oggi stanno cominciando a intervenire in questo settore. E i modelli culturali. Una delle cose che mi ha molto colpito in questa ricerca che vi dicevo prima sugli stereotipi di genere è che una grossa fetta, sia di uomini che di donne, alla domanda che cosa fare in caso di lavoro scarso, se bisogna dare la priorità all'uomo oppure non c'è, la maggioranza ha detto sì all'uomo. L'uomo viene prima rispetto al lavoro, viene prima, ma che non è una cosa che ci deve scandalizzare. Se ha il salario più alto, se il suo lavoro è mediamente più sicuro, oggi non più tanto, eccetera, sembra una scelta razionale quella di investire nel lavoro di lui. È una scelta razionale, uno deve fare i conti con quello che ha. Il problema è che è una scelta che poi ha effetti di lungo periodo, per esempio in termini di ricchezza pensionistica, in termini di... Non è un caso che la quota 100 delle pensioni avvantaggi soprattutto i maschi. Cioè non è perché è scritto lì che deve avvantaggiare i maschi, ma perché sono quelli che hanno carriere lavorative più lunghe, remunerazioni più alte e che quindi è più facile. Infatti, se uno va a guardare le donne che hanno chiesto quota 100, sono le statali, sono nel pubblico impiego, cioè le uniche che hanno mediamente una continuità lavorativa e differenziali salariali con gli uomini molto ridotti, magari non fanno tanto carriera, ma altrimenti una donna non può, raramente, soprattutto nelle generazioni che oggi entrano in età anziana, ha spesso avuto lavori discontinui, oppure è entrata tardi o è uscita un po' e poi è rientrata, quindi ha carriere più corte, con remunerazioni più basse. Pensate che un rapporto INPS di 2 anni fa, quindi c'era l'altro presidente,
ha mostrato che anche per le donne che rimangono continuativamente nel mercato del lavoro, ogni figlio costa in termini di reddito del lavoro e quindi in termini pensionistici. Perché? Perché sono discriminate? No, perché la loro carriera viene rallentata. Perché appaiono come persone su cui non investire perché hanno fatto un figlio. Anni fa, è passata la legge che garantiva ai padri come diritto proprio il congedo genitoriale, una quota di congedo genitoriale, ho fatto un'indagine presso datori di lavoro per vedere in che misura questo passasse, fosse accolto, addirittura promosso. E ricorderò sempre un responsabile delle risorse umane che mi disse: già le donne quando fanno un figlio ci mettono una pietra sopra, ma un uomo che non è obbligato, sì, che prende il congedo, vuol dire che proprio non è interessato al lavoro. È un lavativo, peggio di una donna, perché lei, porella, è obbligata. Ma un uomo che non è obbligato, quindi fanno anche fatica gli uomini a cambiare in un contesto culturalmente non amichevole rispetto a questi cambiamenti. Quindi c'è un problema di cultura aziendale molto importante. 10 minuti, giusto? Ma vediamo le conseguenze sulla povertà del fatto che in Italia, stante la divisione del lavoro, stante questi modelli di genere e anche la loro diversa distribuzione a livello territoriale, c'è questa alta percentuale di famiglie monoreddito, monopercettore di reddito. Questi sono i dati sulla povertà assoluta dei bambini, cioè i minori, 0-17 in Italia. Allora ve li metto in contesto. L'Italia è un paese in cui la povertà è A, un fenomeno eminentemente familiare, cioè non riguarda singoli, riguarda famiglie, molto concentrato nel mezzogiorno, e molto concentrato nelle famiglie con figli minorenni. Fino a poco tempo fa era con 3 o più, oggi anche già con 2 figli minorenni. Negli ultimi anni si è anche aggiunto il fatto che è molto concentrata anche tra gli stranieri regolari, non sto parlando di quelli regolari iscritti all'anagrafe e così via, 50%. Qui faccio i dati della povertà assoluta, quindi quella meno congiunturale. Emerge molto chiaramente che, certo, non avere nessun genitore occupato, è un rischio di povertà altissima per un minorenne, è ovvio. È ovvio. Ma la maggioranza dei bambini che vive in famiglie povere assolute vive in famiglie in cui c'è almeno uno che lavora. Cioè, sono due cose diverse dire che chi non ha nessun genitore che lavora è altissimo rischio di povertà, però la maggioranza di chi è in povertà assoluta ha almeno un genitore che lavora. E quindi qui voi vedete, adesso guardo soltanto i dati del 2018 che sono gli ultimi, però voi avete l'andamento dal 2013, quando abbiamo cominciato a raccoglierli. Certo, più di un terzo dei bambini che vivono in famiglie in cui nessuno lavora è povero, quindi non tutti. Ma anche il 16, è tantissimo il 16, perché la povertà, il tasso di povertà nella popolazione assoluta è attorno al 7%.
il 16%, oltre il 16% quando c'è un solo genitore occupato. Se invece entrambi i genitori sono occupati, vedete che crolla al 3,9%. E questo è un dato costante, perché quando per la prima volta la Commissione Povertà, che allora era presieduta da Carniti e poi da me, mise a fuoco i bambini, non le famiglie coi bambini, ma i bambini in quanto tali, scoprimmo che i minori stavano superando gli anziani come gruppo di età più a rischio della povertà, e che c'era questo dato, che avere una mamma occupata fa diminuire di un terzo perché le mamme occupate sono più così, si sono un'alta istruzione, eccetera, eccetera, non è così, come dire, lineare. Però vuol dire che bisogna investire molto nella formazione e nell'occupazione delle donne più svantaggiate, perché sono quelle più a rischio loro e più a rischio i loro figli, se qualcosa succede al loro matrimonio, ma anche quando non succede il loro matrimonio. Quindi è comunque, guardate il dato sulla povertà dei minori in Italia, che è altissimo, il 12%, 12,6% povertà assoluta. Quindi vedete anche qui, investire nell'istruzione e nell'occupazione femminile ha degli effetti positivi più complessivi che non soltanto su le donne coinvolte, che è già importante in sé. Se noi guardiamo altre sfere, perché non volevo parlare soltanto del lavoro, della politica vi ho già un po' parlato, della politica, che anche lì è un andamento ondivago, cioè non si riesce mai a stabilizzare davvero, non si è stabilizzato culturalmente. Così come, cioè, una delle norme che ha avuto più successo in termini di uguaglianza di genere è stata la norma sulla composizione dei consigli di amministrazione delle società quotate in borsa, nel senso che, cioè, la norma dice che nessuno dei due sessi può superare, può avere meno del 33%. Che subito nel linguaggio, nel senso comune, è stata chiamata la quota del 33% femminile, e io direi che è la quota del 70% maschile, chiamiamola così, se stiamo parlando di quote, ecco, mi sembra molto alta come quota. Comunque nel giro di pochissimo tempo si è raggiunto, cioè l'Italia da essere uno dei paesi più indietro rispetto a questo e più avanti. In sé la norma è positiva non solo per quelle donne che ce la fanno, ma perché la suo aspetto più importante è il fatto che sblocca la filiera. Cioè, se io devo avere abbastanza donne da mettere là, devo costruire dei curricula, devo aprire delle chance anche sotto. Cioè, devo cominciare a guardare anche sotto, eh? Quindi devo offrire delle opportunità. Però se andiamo a guardare, quindi bene, positivo, se andiamo a guardare in che posizione stanno queste donne, vediamo che il quadro è un po' meno univocamente positivo. Non ci sono quasi consigliere di amministrazione, cioè i ruoli di potere vere, ci sono presidenti, non consiglieri di amministrazione. Spesso dentro il consiglio di amministrazione alle donne viene affidato la responsabilità delle politiche del welfare, dell'azienda e così via. Quindi anche dentro i ruoli di potere poi c'è una stratificazione di potere. Comunque rimaniamo, cioè ci sono settori che ormai sono molto, si dice, demascolinizzati, altri settori, pensate, guardiamo in politica i ministri,
c'è una sola presidente di regione donna, che adesso sparirà, quella della regione Umbria, quindi non ci sarà più, non mi sembra che si stia candidando, una sola nel 2019. Ci sono solo due sindache di grande città, quindi è dura la situazione. In altri settori, prendendo l'indice dell'uguaglianza di genere dell'Unione Europea, guardiamo la violenza, che è uno dei, cioè non c'è solo la discriminazione o le difficoltà sul mercato del lavoro. La violenza è un punctum dolens dei rapporti di genere in Italia, non solo in Italia, ma anche togliendo i femminicidi, quindi guardando solo le violenze fisiche, sessuali, psichiche, eccetera, c'è stata una ricerca europea, nell'Unione Europea, su tutti i paesi, che quindi ci consente anche di mostrare, di avere dei dati comparativi e di vedere se c'è un rapporto tra il livello di uguaglianza di quella società e l'incidenza della violenza di genere in quella società. E sono venuti fuori dei dati interessanti, perché per esempio nei paesi che secondo alcuni indicatori sono più in basso nella scala dell'uguaglianza, sono i paesi in cui c'è più violenza dentro le coppie. C'è più violenza, cioè l'asimmetria nella capacità e nel potere economico produce violenza di coppia. La cosa interessante è che la violenza di coppia, cioè o che la asimmetria che produce violenza di coppia riguarda sia l'asimmetria tradizionale, lui guadagna più di lei e quindi pensa di poter, anche il rovescio, anche quando lei guadagna più di lui, perché allora lui poverino deve vendicarsi, deve compensare, no, questa perdita di prestigio. Quindi è difficile, cioè sembra che siano le coppie, questo non solo in Italia ma a livello internazionale, forse perché ci sono in certi paesi più coppie più o meno uguali dal punto di vista del guadagno, quelle in cui le donne sono un po' più sicure dalla violenza di coppia. Come giocano i ruoli di genere, i modelli di genere. Interessante, cioè che non... Quindi il rovesciamento di per sé non è, è più l'uguaglianza che il rovesciamento, come è fatto. Dall'altra parte, nei paesi, cioè dall'altra parte, non è che fuori casa si sia molto sicuro, cioè che quelle che lavorano sono molto sicure. La ricerca Istat, ma anche questa ricerca europea, mostrano che i luoghi di lavoro sono spesso luoghi di molestie, ricatti sessuali, non sto dicendo che riguardano la maggioranza, ma sono statisticamente consistenti. Un dato interessante è che sembra che ce ne siano di più nei paesi più egualitari, dove più donne lavorano, ma non è chiaro se è perché ci sono più donne che lavorano o se perché questo provoca maggiore, bisognerebbe avere degli altri dati per saperlo. Comunque, la casa e il rapporto di coppia non sono luoghi sicuri, uscire per guadagnare autonomia, e quando ho fatto questa ricerca per la commissione sul linguaggio dell'odio, ero andato un po' a guardare anche dati sulle politiche, sui parlamenti, eccetera, anche in politica le donne sono più oggetto di violenza specifica di genere. I rapporti in politica, soprattutto in Italia, sono di una violenza estrema in generale. Ma quello che è interessante, per dire, è che nel caso delle donne si utilizza spessissimo il riferimento al sesso della persona, cioè in quanto donne
vengono, beh, noi sappiamo, no? Ti auguro che, di essere stuprata, queste cose qui, cose che non avvengono, cioè tra uomini si dicono delle cose terribili, ma non si dicono queste cose che hanno a che fare, a meno che non siano omosessuali, uno dei due, allora forse scatta, però più alle donne che non agli omosessuali, da questo punto di vista. Quindi, per concludere, nel migliore dei casi possiamo dire che c'è un andamento disuguale, in generale, ma in Italia soprattutto, nel percorso verso l'uguaglianza di genere. Disuguale che non vuol dire che alcune cose le abbiamo raggiunte e altre non ancora, ma vuole anche dire proprio che in settori diversi funziona diversamente. Si è, come vi ho detto prima, raggiunta l'uguaglianza e anche di più nell'istruzione, non ancora nei percorsi di studio, che è uno dei motivi per cui, cioè, oggi i percorsi di studio si sono molto più diversificati anche per le donne rispetto alla mia generazione, dove finivano tutti a lettere. Oggi sono più diversificate, però vediamo tuttora settori prevalentemente maschili, ingegneria anche se, e settori prevalentemente femminili, che hanno anche un diseguale riconoscimento nel mercato del lavoro. Pensate, scienze della formazione, che è quella femminile. L'uguaglianza nei tassi di partecipazione al mercato, nei tassi di partecipazione non solo nell'occupazione, ma nei tassi di partecipazione è ancora lontana. L'altro giorno sono usciti i dati sul mercato del lavoro e si dice che è aumentata l'occupazione, però contemporaneamente è aumentato anche il tasso di inattività. E ho il sospetto che lì ci siano molte donne scoraggiate che non si presentano più sul mercato del lavoro e quindi cala la disoccupazione. Ma non perché loro hanno ottenuto un lavoro, perché non si presentano più come in cerca di occupazione. E anche, tra l'altro, è anche aumentato il part-time involontario. È aumentato moltissimo per gli uomini, ma è aumentato moltissimo anche per le donne. Le donne sono la maggioranza del part-time e la maggioranza delle donne part-time lo è involontario. Anzi, c'è questo paradosso per cui è difficile ottenere il part-time volontario e invece si è costretti a ottenere questi contratti, anche quando sono a tempo indeterminato, sono con orario ridotto. E anche nelle carriere l'uguaglianza è ancora molto lontana, così come simmetricamente è lontana l'uguaglianza nella partecipazione al lavoro familiare. Si è ridotto il gap, soprattutto per la paternità. Devo dire che la paternità è la dimensione di genere maschile che è cambiata di più nelle generazioni di padri contemporanee, perché vediamo padri, bambini molto piccoli che se ne occupano seriamente, sistematicamente, cosa, molti di voi lo sapranno, che ancora negli anni 70 e 80 il bambino piccolo per definizione veniva considerato non una responsabilità del papà, era una responsabilità della mamma. Come disse Monti in un'intervista, che Monti, ex presidente del Consiglio, che ho scoperto che è più giovane di me, anche se mi sembrava molto più antico, ma di poco più giovane, però aveva cose antiche, e disse: io e i miei figli ho cominciato a parlare, cioè a interagire, quando erano in grado di conversare, di rispondere, di ragionare. Ecco. È un classico. E invece oggi vediamo, anche con effetti buffi, chiedo scusa ma stanotte ho avuto un po' dei problemi e quindi sto facendo queste cose non particolarmente gradevoli alla vista.
buffi, non so, in sala parto, sì, mi è capitato da mamma, nonna, dovendo passare un po' di tempo nel reparto maternità, questi uomini, sembra che abbiano inventato la Tuvad, no? Cioè, e spingevamo, e facevamo, e respiravamo. Bene, sono contenta di questa partecipazione, me l'ha fatto lei adesso. Se c'è una cosa in cui non c'è uguaglianza è questa qui, almeno per adesso. Ecco. Però è interessante, cioè io trovo, cioè non voglio assolutamente sottovalutare questa grande trasformazione che c'è stata nella questa dimensione fondamentale dell'identità di genere maschile, che è la paternità, è quella che ha cambiato di più e che è quella che produce imbarazzi, no? Nel discorso pubblico. Oddio, dove andremo a finire se i papà fanno anche le mamme, no? Non c'è nulla che io, oltre alle quote rosa, c'è un'altra espressione che odio, le quote rosa, perché voglio parlare di quote blu, e qui è di mammo, no? Che è una diminuzione, è una cosa derogatoria, no? Come se la dimensione accudente e affettiva non facesse parte del maschile, mentre invece ne fa. Quindi sono cambiamenti lenti, però forse è il cambiamento più importante che è avvenuto nel maschile, simmetrico a quello di qualche ventina d'anni fa, quando le donne hanno incominciato a presentarsi anche come breadwinner, cioè a entrare nel mondo maschile. Quindi va osservato con grande attenzione. Credo che con questo avrei finito. Grazie.